Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento Aquaris X5 Cyanogen Edition di BQ. Come capirete bene dal nome, lo smartphone è equipaggiato con la ROM del noto Team. E la ROM in questione è la 12.1 che si basa su Android Lollipop 5.1.1. Andremo poi a vedere quali sono le caratteristiche, le funzioni aggiuntive che apporta questa ROM. Intanto vi dico che, come per tutti i prodotti BQ, è garantito per ben 5 anni. Vediamo un po' come è composto. È realizzato in alluminio doppio anodizzato, devo dire veramente fatto bene. Qui c'è la parte, diciamo, in plastica che è ben incastrata nella parte in alluminio. Come vedete abbiamo un bel frame, devo dire che è costruito decisamente in maniera ottimale. È un dual sim che vanno inserite qua, sono due nano sim ed abbiamo anche la possibilità di espandere la memoria tramite micro SD, quindi non dobbiamo sacrificare uno slot, possiamo utilizzarlo tranquillamente con due sim 4G e allo stesso modo abbiamo anche l'espansione di memoria. Qui possiamo vedere abbiamo una cam da 13 megapixel con doppio LED flash e possibilità di riprendere video in 1080p. Abbiamo sul frontale la cam frontale da 5 megapixel, se non ricordo male, abbiamo anche il flash frontale, quindi possiamo fare dei selfie in modalità notturna, insomma, per chi utilizza questa funzione. Il prezzo è di €249,90. Vediamo un po' le dimensioni: 144,4 x 70,5 x soli 7,5 mm di spessore ed un peso di 148 grammi, e devo dire che non sono niente male. La memoria interna è da 16 giga, abbiamo 2 giga di RAM, processore Qualcomm Snapdragon 412 con GPU Adreno 306, che come vedremo non permette di avere gli effetti grafici ad esempio su Real Racing 3. Poi che altro vi devo dire? La batteria da 2900 mAh e ci consente di arrivare a sera veramente con un uso abbastanza pesante senza nessun problema, anche perché il display ha una risoluzione non elevatissima, parliamo di un display da 5 pollici con risoluzione HD ed una densità di 293 ppi. Ed ora andiamo a vedere un pochettino come si comporta. Intanto vi faccio vedere velocemente com'è composto. Qui sotto abbiamo le feritoie dello speaker del volume, qui abbiamo l'ingresso micro USB, il microfonino, da questo lato come vi dicevo l'ingresso per le due nano sim, qui sopra jack da 3,5, noise reduction, ingresso micro SD, bilanciere del volume e tasto di avvio spegnimento stand by. Devo dire che è veramente molto bello ed ha dei materiali di buon gusto. Qua sul fronte possiamo vedere, come vi ho detto, la cam col suo flash, lo speaker frontale, LED di notifica. Qui sotto abbiamo il tasto home che ricama il logo di BQ, il tasto multitasking e il tasto back. Abbiamo il doppio tap per lo sblocco e anche quando dobbiamo mettere in standby lo schermo possiamo fare il doppio tap sulla barra superiore. Questa è una delle caratteristiche appunto della Cyanogen Edition. Per quanto riguarda l'hardware è identico all'altro X5 che era uscito in, ora non ricordo più se in autunno inoltrato, ma con l'aggiunta di alcune funzionalità. Ad esempio una funzionalità che abbiamo presente è il live display, che permette di adattare lo schermo all'ambiente regolando temperatura e luminosità dei colori. Io in questo momento non lo sto usando per non avere sfasamenti di colore, ma vi devo dire che usandolo è molto intelligente. Poi c'è un programma Boxer Mail per avere integrato sia gli impegni e il calendario, sia va bene l'email che il calendario. Come vedete abbiamo un drawer leggermente diverso ed è anche molto veloce e possiamo accedere velocemente alla lettera che ci interessa. E devo dire che non è niente male, utilizzandolo devo dire che mi sono trovato bene ed è un nuovo launchpad. Abbiamo poi tra i vari programmi
un programma molto intelligente che è AudioFX. Allora, io in questo momento l'ho regolato normale, però a seconda della musica che ascoltate potete personalizzarlo o ad esempio metterlo su rock, pop, jazz o quant'altro, oppure lo lasciate in modalità normale che va a equalizzare lui in maniera ottimale. Poi un'altra cosa, poi ci sono altre funzioni, ora non me le starò ad elencare tutte. Intanto poi ne approfittiamo per sentire la qualità telefonica. Nella parte telefonica c'è un'impostazione che si chiama Truecaller. Tramite questa impostazione cosa possiamo fare? Andiamo a vedere. Allora, Truecaller identifica i chiamanti sconosciuti e li manda in spam. Chiamate silenziose le mette nello spam, non lasciare mai squillare le chiamate spam, blocca i numeri nascosti, quindi abbiamo praticamente un blocco per le chiamate indesiderate già di default, e devo dire che non è assolutamente niente male come funziona. Insomma, come vedete è stata integrata bene la ROM Cyanogen, e ovviamente come tutte le ROM Cyanogen, se volete potete andare a cambiare i temi tranquillamente, entrate. Io vabbè, ho un account, non ci ho fatto caso, ma penso che basta avere un account e potete scegliere tra le miriade di temi. Ci sono quelli premium, ci sono quelli a pagamento e ci sono quelli gratuiti. Ma se avete utilizzato qualche ROM Cyanogen, vi sto raccontando cose che probabilmente sapete già e conoscete meglio di me. Sentiamo appunto la parte telefonica. Devo dire che l'audio non è assolutamente niente male, anche la ricezione è sempre ben presente. Come vi dicevo, due SIM, ora ho impostato una sola SIM. Come potete sentire, abbiamo un audio bello, bello corposo, non è anche abbastanza potente, però è corposo. Sentite anche qua. Beh, insomma, come potete sentire, l'audio non è assolutamente niente male. Vediamo un po' nella galleria prima di vedere le foto. Andiamo a vedere un po' com'è il video e come sono le nostre immagini campioni. Sentite come sono ben distinti i suoni. Anche il display non è definitissimo, siamo sui 293 ppi, però devo dire che è un bel display, ha dei bei colori. Ok, usciamo pure da qui, scusate, tutte le volte mi confondo i tasti. Torniamo indietro, andiamo a vedere le nostre solite immaginette campioni. Devo dire che abbiamo dei colori abbastanza naturali, un po' di saturazione del giallo come possiamo notare, però nel complesso è buono, un buon nero abbastanza profondo. Vi dicevo, qui abbiamo un po' di saturazione del giallo. Andiamo a vedere le pallette. Devo dire che il rosso non è assolutamente niente male. Qua però sì, un attimino si denota la poca risoluzione, una risoluzione non elevatissima, infatti quando andiamo a far così si denota. Comunque devo dire che ha dei bei colori, il display non è assolutamente niente male. Vi dicevo, non è definitissimo, 293 ppi, però vabbè, è anche abbastanza accettabile. Andiamo a vedere la fotocamera, le foto che abbiamo scattato. C'è un po' di discordanza di pareri, anche nel nostro blog ne abbiamo parlato. A me sembrano un po' che pecchino un po' di definizione. Secondo altri sono invece abbastanza naturali. Devo dire, non sono male, la sufficienza la prendono, però io le ho viste su un 27 pollici e come vedete anche qui sgranano abbastanza. Qui non è male, ha messo più che altro a fuoco il tronco, diciamo, della pianticella, e qui secondo me si è abbastanza perso il dettaglio. Sicuramente la sufficienza c'è. Però io avevo provato anche l'M5 e mi era parso che avesse una risoluzione migliore. Comunque poi andrò a vedere, vedremo un attimino com'è. Intanto vi faccio vedere la fotocamera. È abbastanza semplice, come potete vedere, modalità panorama, cam video. Flash automatico o meno, cam interna con possibilità di flash, e qui abbiamo le varie impostazioni. Devo dire che
è molto semplice da utilizzare ed immediata. Ok, usciamo pure, scusate, sono abituato ad avere il tasto di là. Andiamo a vedere il browser, come vi dicevo abbiamo appunto il browser Cyanogen, va bene, è abbastanza rapido e preciso, non si discosta moltissimo da Chrome, però devo dire che lavora bene, ha una buona fluidità, d'altra parte è un HD, non è un Full HD, un Quad HD, quindi anche il rendering dell'immagine, come vedete, è piuttosto immediato, doppio tap, pinch to zoom, abbastanza preciso, devo dire che fa decisamente bene il suo lavoro. Insomma, uno smartphone, devo dire, solido, bello, ben costruito, con un prezzo, diciamo, nella media. Ora su questi prezzi, sui 250 euro, si trovano smartphone davvero molto interessanti, tra cui vado a posizionare assolutamente anche questo. Come vedete la fluidità rimane sempre molto buona, vi dicevo molto interessante questo launchpad che mi piace, dove potete andare direttamente nella lettera che mi interessa, è una buona integrazione. Ora magari chiudiamo un po' di roba tanto che ci siamo e andiamo a vedere come si comporta in Real Racing 3. Ok, allora per evitare problemi, magari se ci mette un po' di più abbassiamo il volume. No, ma non l'avevo avviato prima, non c'erano novità, download da fare, quindi non dovremmo avere problemi. Io ho notato, in Real Racing 3, devo essere sincero, ho notato un pochettino di imprecisione nello sterzo. Non so se sia una versione particolare. Lo sterzo non è precisissimo, adesso lo vedrete. Come vi dicevo, non abbiamo i particolari, ora vi farò vedere nello specchietto, non si vede niente. Ok, andiamo via diretti, così almeno non dobbiamo attendere scaricamenti vari. Gara. Sì, come avete visto i tempi di caricamento sono nella media, non è particolarmente lento. Ok, come vi dicevo, se guardiamo nella cam interna, lo specchietto non è attivato. Leggermente impreciso lo sterzo, come vi dicevo, devo tenerlo un po' inclinato perché altrimenti mi va verso sinistra. Non so se sia un problema della versione installata. Sì, l'audio è buono, però adesso io sto giocando anche con la telecamera davanti, ho toccato il tasto centrale, fa niente, poco male. Vabbè, a parte questa piccola imprecisione, questo un problema che non so da cosa possa dipendere, devo dire che è un terminale che mi piace, dimensioni compatte, ben assemblato, buonissimo audio, possibilità di dual sim più espansione di memoria, ad un prezzo devo dire che secondo me è onesto ed è adatto a questo tipo di terminale. E poi ricordatevi sempre che avete ben 5 anni di garanzia. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.